So, the target's in this castle, huh? Complete with facilities for getting medieval, no less. I can't decide whether that's really cool or really perverse. Maybe both. Mayor Boris is quite the real estate mogul. He had that castle brought over from Austria and renovated it to be a hotel. It was supposed to be open this Christmas. They were holding a private opening ceremony for A-listers the day the Death Watchers hit. The paparazzi were literally foaming at the mouth outside. But the mayor wasn't there? Oh, the hotel was his daughter Naomi's baby. She was the one throwing the party. She's still alive. I'm tapping into the same circuit the Death Watchers are using to run their game. Everyone but the rich and famous seem to be forced into playing, but I'm not sure why. Maybe they struck some kind of deal with game control? You think? Wouldn't there have been some communication with the mayor? Probably. I guess we'll know for sure when I get her. Hello, pimps, players, and pain purveyors. How's everybody doing out there? I don't give a fuck. Sorry to interrupt the mayhem, but there's a very special person I'd like to introduce to you all. That's right, motherfuckers. It's your motherfucker, Jack Kamen, in this bitch. This motherfucker is a bounty hunter with the Chasers. During the day, he tracks down missing children and dangerous criminals for fun and profit. But when it comes time to chill, Jack just likes to smoke motherfuckers and kill cigars. But for all you motherfuckers that already know him, I guess I don't need to tell you that. Cause you're all dead. Oh, shit. Hell yeah, Jack is one tough cookie, ex-Marine Special Ops and expert in all forms of kicking that ass. In other words, just what we're looking for here at the Death Watch Games. But there's only one problem. Jack's not here to play the game. No, this motherfucker's chasing tail. Hey, Naomi, it's you. Naomi Ann Boris, this fine motherfucker, as you all know, is the daughter of Varrigan City's emperor. Mayor Boris. Jack's here at the mayor's request to rescue his daughter. Oh, ain't that shit sweet? You know what the problem with fame is? Jack, look out. Groupies. How much should we put on him? 1 million. And change the money line for the audience to minus 200 on the contestants, plus 300 on Jack. $1 million motherfucking dollars to the one who bags Jack. Ladies and gentlemen, it's showtime! A bounty on a bounty hunter? Clever. Ed esperimenti mal riusciti. Nelle mura insanguinate di questo simpatico castello c'è di che divertirsi. Chiunque sia stupido abbastanza da avventurarcisi si ritroverà con un elettrodo nel culo e sei mammelle attaccate alla schiena. Sette mammelle, me ne hanno attaccata una anche allo stomaco. Guarda, è fantastico, posso toccare? Detiene il record del mondo nella categoria più case infilate in un calcio umano. Un amico e litri di sangue sparsi in 10 minuti o meno. E anche più gole tagliate nel raggio di 100 metri. Per fare questa mossa e ci ho dimostrato di averle. Dare un'altra arma c'è che come dare a una puttana un paio di tette in più. È esagerato e poi ne
nessuna così bella mani. Un paio di tette extra. Interessante. Tastes just like a javelin. Take a ball to a lot of dead in Maslow. Know how much people nowadays love to ask for seconds, the greedy motherfuckers. So that's why we giving you an extra big helping hand of what you require and desire. Pips, players, and pain purveyors, give it up for the Death Press 2222. Amici, ricordate quel massacro della Death Press 1? Ecco, godetevi la Death Press 2 con gli omaggi della casa. Questo trucco da Little Elf? Non lo ha copiato.
caso. Lo ha rubato e basta. Squeeze the pimp juice out of him. And when the hand goes away, you never know where it's gonna come back out to play. So stay on your toes, players. Oh! Ah! Oh, that thing upset. Super Ora Jack deve solo lanciare più zombie che può verso la mano gigante. E durante il tempo bonus, la mano impazzerà e ridurrà automaticamente gli zombie in bottiglia. Esatto. Ok. Posizione multipla! Minchia! Senti come pompa la musica del bonus! La forza di una bambina. Jack lancia con forza le bambine, casomai. Sotto il treno in corsa. Quello era solo un lancio venuto male. Dammi un 5! No! Mancato! La mano gigante mi sta lanciando come cazzole insanguinate! Deve migliorare la coordinazione mano-vittima. Ancora uno e otterrai un bonus di tempo. Signori e signori, DJ Mano in the house. Cosa succede a correre con le forbici in mano? Get out of here.
pulire. Due mani di vernice ed è come nuovo. Quelle camicie mi ricordano che c'era quel gol del ciclo pantalone. Quando hai combattuto contro di lui nei giochi del 98, ti ha infilato un braccio nel culo fino al gomito. Sembravi una marionetta. Già, hanno preso i pezzi più forti di un gruppo di combattenti morti e li hanno cuciti tutti insieme per dar vita a questo bastardo elettrificato. È stupidissimo, ma ha un pugno molto pesante. Usando la testa e sfruttando la velocità, Jack ha una possibilità di batterlo, secondo me. Smash!
sta dando problemi a Jack. La schiacciata elettrica di Frank carica l'acqua di elettricità. Dell'uomo contro quella di un mostro da laboratorio gigante. Chi le spunterà? Bravo! Fai vedere chi sei a quel coglione elettrificato! Interne. Quando hai ragione, hai ragione.
as your light dims feel. Where your soul is, now feel it all fade. Bravo, così si fa. Cavalca quel bastardo con un trono e spaccalo. Una prestazione mediocre. Wow, che commento entusiasmante. Oh, se Jack non si impegna, perché dovrei farlo io?